possiamo dare avvio ai lavori. Un saluto a tutti, un caloroso benvenuto a nome del nostro presidente Mario Luizzo, che ha delegato me a rappresentare il Consiglio regionale della Puglia. Io sono Anna Rita Perrone, sono la dirigente della sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio regionale. Benvenuti in questa nuova sede, spero che vi sia piaciuta anche nella logistica, non so quanti di voi ci hanno stati, abbiamo il piacere di essere nell'aula consigliare, quindi nella nostra sala più importante, perché abbiamo l'onore di rendere memoria ai dei pugliesi importanti. Noi come Consiglio regionale, non so se tutti lo sapete, ci stiamo attivando molto per preservare la memoria storica, per far conoscere l'identità pugliese, e abbiamo nello specifico, per quanto riguarda i corsi di formazione dedicati ai docenti, ma aperti anche alla cittadinanza, attualmente 3 corsi, uno che riguarda Aldo Moro e le sue note vicende, uno che è appena partito invece relativo a Giuseppe Di Vittorio, per la quale se volete vi invito a visitare la mostra che su questo pianerottolo, abbiamo 2 mostre dedicate a Di Vittorio, una che ricorda gli eventi del 1° maggio e una che è intitolata Sulle strade di Vittorio. E stasera invece diamo avvio a questo corso di formazione per ricordare un'altra importante figura, che è quella di Giuseppe Di Vigagno, che ci sarà adesso ricordata meglio dai partner dell'iniziativa. L'iniziativa è a cura, ci è stata proposta dalla Fondazione Giuseppe Di Vigagno in collaborazione con l'IPSAIC, l'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo dell'Italia Contemporanea, e dal SISUS, la Società Italiana di Scienze Umane e Sociali, che si occupa in modo particolare della progettazione didattica e quindi della validità ai fini formativi per quanto riguarda i docenti, con la collaborazione appunto sia del Consiglio regionale, nello specifico della biblioteca, che è la Teca del Mediterraneo, che è ubicata ugualmente qua e che in veste dirigente vi invito ugualmente a visitare, magari non stasera perché chiude alle 18, ma nei prossimi giorni, per quelli che possono essere anche i vostri interessi di approfondimento sia storico ma più in generale sull'identità pugliese. Allora, non rubo altro tempo e iniziamo questo corso con un contributo video. Magari se riesce ad abbassare le luci la regia, grazie. I contadini e i proletari della nostra terra rimarranno per sempre estranei alla lotta per l'emancipazione, finché saranno privi di formazione, in balia delle mafie, dei latifondisti e di un clericalismo pagano e superstizioso, ormai asservito al potere. Thank you.
se talvolta sento la mia anima. L'applauso veramente era a Giuseppe Di Vagna. Allora, la parola al presidente della fondazione intestata Giuseppe Di Vagna, Gianvito Mastroleo. Grazie. In primo luogo desidero rivolgere un ringraziamento molto affettuoso al presidente del Consiglio regionale della Puglia, Mario Loizzo, assieme agli auguri fraterni perché gli possa tornare presto nella cuore della politica attiva e della sua rappresentanza istituzionale, che hanno tanto bisogno della sua presenza non solo fisica, ma anche della sua sensibilità e della sua passione. Quella passione che pietra dopo pietra gli ha consentito di mettere assieme un progetto di significativo spessore politico attraverso il quale viene rivisitato sostanzialmente l'intero Novecento. Giuseppe Di Vagna, Giuseppe Di Vittorio, Aldo Moro, tre grandi figure del cosiddetto secolo breve, che finanche attraverso il sacrificio della vita, come fu per Di Vagna e per Moro, marcano quanto sia dura la lotta per difendere la democrazia e la crescita del mondo del lavoro. Particolarmente felice, infatti, a noi pare l'intuizione del Consiglio regionale della Puglia di dedicare questi approfondimenti innanzitutto agli insegnanti, che a loro volta dovranno rivolgersi ai loro allievi, ai giovani, perché sono loro, i giovani, le pietre d'inciampo più vere, quei preziosi micro ostacoli collocati nei luoghi dove abitavano gli ebrei deportati, per difendere la memoria e per non dimenticare. Perché molto spesso sono loro, o potrebbero essere loro, o i loro genitori e parenti, invecchiati nell'indifferenza rassicurante e nelle spire della noia, a muoversi e a seguirli lungo i sentieri della conoscenza, della quale abbiamo tutti, giovani e meno giovani, prepotente bisogno, attesa la presenza costante di quel fascismo eterno che nasce e si rinnova nelle forme più sinuose e più subdole. Così la pensa un giovane regista milanese del teatro Franco Parenti e così davvero spero sia anche per i giovani del nostro mezzogiorno con i quali i docenti hanno a che fare ogni giorno e per gli anni dei rispettivi cicli di studio. Penso che quello che sta accadendo, quello che covava sotto le ceneri da almeno un ventennio e che si è materializzato nella forma più arrogante e plateale nel recente rinnovato incendio della libreria antifascista di Roma, nel dileggio di una lapide di Antonio Gramsci, nel vilipendio recentissimo dello storico cimitero ebraico in Polonia, ma soprattutto attraverso gli insulti e la scena avvilente di senatori che restano seduti, mentre l'aula del Senato rendeva omaggio alla testimonianza di cui è simbolo vivente Liliana Segre, stia a confermare che le classi dirigenti di questo paese non hanno saputo godere della protezione della memoria, quando invece solo la memoria consentirebbe a chiunque di non ripetere gli stessi errori, anzi di correggerli. Spesso si dimentica che l'Italia repubblicana e la tanto strattonata nostra Costituzione nacquero su un progetto che aveva memoria del passato e che aveva perciò ancora vivo il ricordo poco più che ventennale dell'assassinio di Giuseppe Di Vagna e di Giacomo Matteotti, assieme a molti altri, caduti ciascuno per le proprie idee
per difendere il progresso sociale e la libertà di tutti. Gran parte delle classi dirigenti che hanno occupato da qualche decennio, che occupano da qualche decennio gli scranni di questa nuova Italia, invece, hanno ignorato la storia, come se la storia dovesse cominciare da loro stessi. Penso al contrario che molti di noi oggi avvertono la difficile condizione per la quale tra negazionismo e revisionismo, tra cultura autocompiaciuta della propria inespugnabile torre d'avorio, siano rassegnati a sopravvivere invece di combattere la mancanza di conoscenza. Quella che fa sì che molti, forse la maggior parte dei nostri giovani tra i 12 e i 25 anni, o forse anche molti di più, non sappiano chi sia Alcide De Gasperi, lo stesso Moro, Togliatti o Menni, Di Maio o Matteotti, ed invece sanno tutto, sanno proprio tutto, sulle Ferrari, sull'ultimo tipo delle Ferrari, sulle molte versioni delle Yamaha o dell'ultimo tipo della Suzuki, o che addirittura permette a costoro, permette che una sopravvissuta all'orrore di Auschwitz sia costretta alla fine del suo percorso di vita a subire una seconda limitazione della libertà, costretta a vivere con una scorta solo per quello che lei o la sua stessa vita rappresenta. E questo a causa di quel clima di odio e di intolleranza denunciata con esemplare chiarezza dal Presidente della Repubblica Mattarella, il quale però ha anche ammonito che la risposta a tutto questo è solo la conoscenza. È la ragione per la quale la Fondazione Di Maio, che aspira a rappresentare insieme ad altre istituzioni della nostra terra un baluardo di antifascismo e di difesa di ogni forma di libertà e di lotta all'intolleranza, guarda a questa iniziativa per quello che attraverso i suoi maestri potrà assicurare alla sua gioventù studentesca con estremo interesse. Interesse che è rafforzato dal suo collocarsi, e non per caso, come preparazione dei nostri docenti e dei nostri giovani a vivere e a partecipare ad un vasto programma di approfondimento e di studio del periodo storico e del clima politico e sociale nel quale maturò e si consumò il delitto Di Maio prima, quello Matteotti dopo, fino al consolidamento al potere e per ogni un ventennio di un regime nato sulla violenza e della violenza fece la sua ragione di esistenza fino alla fine. Così abbiamo concepito infatti il centenario dell'assassinio di Di Maio, che sarà celebrato lungo l'intero anno 2021, il cui programma, assolutamente al riparo da ogni forma di retorica celebrazionista, è volto innanzitutto ad informare, a formare, a far conoscere alle generazioni di oggi perché un giovane Di Maio, per la libertà di tutti e per la dignità innanzitutto umana di quei braccianti per i quali aveva speso il fiore della sua esuberante giovinezza, ebbe il coraggio di affrontare il fascismo fino a rimanerne vittima. Sapete che in questo progetto la Fondazione Di Maio ha al suo fianco, oltre a relatori di altissima statura individuale e intellettuale, come quella di Carmelo Pasimini, che è qui e che saluto con affetto e con le antiche amicizie, preziosi collaboratori come il Consiglio regionale della Puglia e le sue strutture, la biblioteca e la teca, con dirigenti del valore di Anna Rita Perrone, e poi la Società di Scienze Umane e Sociali, e poi l'IPSAIC, con il suo storico direttore Antonio Leuzzi, che riesce solo ad assicurare a noi e al progetto in sé, che noi abbiamo fermamente voluto, la certezza soprattutto dei risultati che riuscirà a produrre per il futuro. Grazie per essere intervenuti e grazie a tutti. Thank you.
accanto il direttore, intanto era Leuzzi, il direttore dell'IPSARC. L'IPSARC è sempre una formula, diciamo, che necessita una spiegazione. È l'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, che è stato fondato da Tommaso Fiore, e vi è una ragione profonda per la presenza e per il sostegno, soprattutto agli insegnanti, di questa iniziativa del Consiglio regionale, che affonda le sue radici, o che ha avuto inizio, il punto di partenza è stato un corso di formazione su Gaetano Salvemini. Gaetano Salvemini è questo grande personaggio che rappresenta una delle radici, ecco, dell'identità non solo regionale, ma di un'identità nazionale, che percorre tutto il primo Novecento. E il legame tra Gaetano Salvemini e Giuseppe Di Vittorio e Giuseppe Di Vagni è un legame molto forte, è un legame che lo troviamo alle radici di un tentativo di trasformare radicalmente quella che era l'Italia delle diseguaglianze, l'Italia dell'elite, la vecchia Italia liberale, in un nuovo mondo. Ecco, per l'insegnante è molto importante avere questi punti di riferimento, perché possiamo ritrovare poi nella documentazione o nelle diverse conversazioni gli elementi di fondo per cercare di capire, ecco, che perché si è alzato un muro nel corso del primo conflitto mondiale, subito dopo il conflitto mondiale, visto che in questi tempi si parla molto dei muri, per impedire l'accesso alla vita politica, per impedire l'accesso ai diritti, ecco, delle grandi masse lavoratrici. E questo è il legame che c'è tra Giuseppe Di Vagno e Salvemini in quelle che erano le istituzioni rappresentative nel Consiglio Provinciale, e la violenza che nasce allora con gli attacchi a Di Vagno da parte del nazionalismo aggressivo. E non sempre noi siamo riusciti a recuperare tutta la documentazione, neppure per Salvemini, questa grande storia su cui si è occupata la ricerca storiografica, ma soprattutto per Di Vagno, dove le radici stanno lì. La violenza anche fisica che ha subito nel Consiglio Provinciale negli anni della guerra, e subito dopo nel dopoguerra, io vorrei solamente fornire alcune indicazioni per cercare poi insieme, parlo anche a nome della SISUS, di essere utili per gli insegnanti, cercare di mettere a disposizione un apparato, anche documentario, perché poi gli insegnanti possono sviluppare alcune riflessioni con i loro studenti, soprattutto nelle attività di laboratorio. Ma pensate a una data, un secolo fa, 1919, quando Di Vagno porta avanti in maniera straordinaria. Di Vittorio lo fa nelle piazze, Salvemini è impegnato nel movimento combattentistico, è una profonda riflessione storica, ma Di Vagno porta avanti nei tribunali e nella vita politico-sociale un grande impegno, quello di poter far fronte a un universo di questioni. Innanzitutto quello di un dopoguerra, un primo dopoguerra come il secondo dopoguerra, caratterizzato da fenomeni spaventosi di miseria, innanzitutto, da fenomeni spaventosi di vita sociale al limite della sopportabilità. Abbiamo dimenticato che le guerre producono una marea di situazioni negative, come quella dei profughi, e Di Vagno in prima linea nella far fronte, addirittura nel corso della guerra, alla vicenda dei profughi, prima profughi interni e poi profughi che vengono, diciamo, dall'area del Mediterraneo, ecco, una delle grandi questioni anche d'attualità. Ma l'altra grande questione è la questione sociale, che Di Vagno
fondando insieme a Di Vittorio, fondando insieme a Rita Maglievolti, agli esponenti delle altre forze politiche di massa, alla società umanitaria. Anche questo è un aspetto, diciamo, poco conosciuto, ma che ci può far capire perché poi la violenza si concentra, ecco, su Di Vagno. Ma Di Vagno difende poi quelle che sono le esigenze più elementari, quelle dei fanti che ritornano, come dice Tommaso Fiore, ecco, dalla guerra, e che si aspettano, voglio dire, le promesse, si aspettano la terra e trovano invece un padronato armato. La vicenda più eclatante è quella di Gioia del Colle del 1920, voglio dire, e iniziano le stragi. Ma ecco, la riflessione, ecco, per gli insegnanti dovrebbe concentrarsi su un dato: le prime elezioni, le prime sono quelle del 19, le altre del 21. Ebbene, qui troviamo i tre personaggi che ho menzionato prima, come espressione della società di massa, e Di Vagno è l'espressione politica, mentre Di Vittorio è l'espressione, diciamo, del mondo del lavoro, e Di Vagno è l'espressione del partito di massa più importante di una storia italiana che si tenta di modificare e cambiare. Ecco, io mi fermo solo qui, diciamo, queste sono pochissime indicazioni, ma credo che con gli insegnanti, attraverso ovviamente questa importante introduzione del professor Pasimeni e poi con le altre lezioni, noi siamo a vostra disposizione per poter poi, ecco, riprendere nelle forme, diciamo, della comunicazione anche didattica, o anche nelle forme, ecco, di quello che è la necessità di far toccare con mano ai ragazzi, ecco, la documentazione, ecco, di potervi aiutare in questo percorso. E ringrazio, ecco, la biblioteca del Consiglio regionale, del Consiglio ovviamente, perché, voglio dire, questo percorso, voglio dire, si arricchisce, ecco, di figure importanti, ecco, per dirlo con Tommaso Fiore, i cosiddetti formiconi di Puglia. Ecco, questi sono i formiconi di Puglia, a partire da Salvemini, a partire da Di Vittorio, ma questi hanno rappresentato. Di Vagno non ce l'ha fatta, ma sarebbe stato nel secondo dopoguerra. Di Vagno è stato nel partito di massa uno dei più votanti nel 1921, lo avremmo trovato alla Costituente insieme a Di Vittorio. Ma ecco, la violenza è stata questa, si è impedita, voglio dire, a una delle figure più straordinarie della vita politica regionale, ma della vita politica nazionale, perché Di Vagno ha questa configurazione, ecco, nel 21, di poter dare un grande apporto al cambiamento di questo paese, di poter dare un grande apporto alla storia del Novecento. Grazie professore, grazie presidente, ringrazio queste istituzioni che ci hanno permesso insieme di fare questo percorso che ci abbiamo a compiere, e adesso ci guida in questa giornata invece il professor Federico Imbrato. Sì, forse prima di iniziare la mia introduzione, poi la lezione magistralis del professor Pasimeni, darei la parola al dottor Vittorio Di Lorenzo della Fondazione Di Vagno. Sì, grazie. Sono Vittorio Di Lorenzo e faccio parte del team della Fondazione che ha organizzato, diciamo, il lato tecnico e logistico di questo corso di formazione. Il team è composto anche di un reparto, diciamo, più prettamente comunicativo, che si occupa anche delle riprese video. Il mio omonimo Vittorio Di Lorenzo e Mattia Ramunni. Poi il rapporto della con le scuole è stato curato dall'area De Marinis, e il portale del corso sul sito della Fondazione Di Vagno è stato realizzato da Simone Boccuzzi. Ringrazio la nostra coordinatrice Daniela Mazzucca e anche il professor Preti, che ci ha aiutato nella selezione del materiale che verrà messo a vostra disposizione sul sito, tutto materiale che deriva dall'archivio della Fondazione Di Vagno. Questo corso di formazione fa parte di un primo, diciamo, è la prima esperienza formativa che dà inizio ai lavori poi che saranno quelli di preparazione al centenario della morte, appunto, di Giuseppe Di Vagno. E gli obiettivi del corso sono
principalmente di due anime, quella più divulgativa sulla vita appunto politica e privata del politico e quella anche più prettamente tecnica di analisi critica anche analitica delle fonti appunto messe a disposizione da noi e anche dai docenti, dai relatori. Una parte fondamentale è quello che state vedendo, il sito, appunto il portale, dove abbiamo una parte introduttiva. Ah, ovviamente le lezioni si articoleranno il corso si articolerà in 4 lezioni frontali, in cui appunto verranno analizzati più nello specifico molti dei temi, a parte della questione più specifica della vita di Divagno, ma anche poi si declineranno tutte le varie situazioni della lotta contadina, ovviamente nello sfondo regionale della Puglia. E anche quindi 4 lezioni frontali e 2 workshop appunto per soddisfare l'anima più tecnica del corso. Nel portale si possono trovare, sono a disposizione di tutti, i documenti ad alta qualità nell'archivio che abbiamo messo a disposizione, quindi tutti scaricabili, e in più volta per volta verranno caricate le registrazioni integrali di ogni lezione che possono servire anche al di fuori degli iscritti al corso. Alla fine del corso ci sarà una prova di valutazione e ovviamente le assenze, cioè si potrà fare massimo un'assenza nel corso di queste lezioni. Ovviamente siamo anche aperti a ogni tipo di consiglio, perché il portale è ancora in fase di miglioramento, quindi ogni consiglio è ben accetto sull'implementazione del sito. Grazie. Io innanzitutto intendo associarmi ai ringraziamenti nei confronti degli organizzatori di questo ciclo di lezioni, di questo corso di formazione per i docenti, e quindi il mio ringraziamento sincero e sentito va al Consiglio regionale della Puglia, alla Fondazione Giuseppe Divagno e al suo presidente Gianvito Mastroleo, che è uno straordinario animatore culturale, non solo per quanto riguarda la cultura pugliese, ma ormai anche per quanto riguarda la cultura nazionale, perché insomma molte iniziative della Fondazione Divagno, da Lector in Favola, la scuola di buona politica, travalicano, credo, i confini della nostra regione. Ringrazio il PSAIC, l'Istituto per la Storia dell'Antifascismo dell'Italia Contemporanea, il suo direttore, il professor Leuzzi, che credo sia uno dei più importanti storici della Puglia contemporanea, ma soprattutto un maestro per giovani storici e studiosi. Insomma, io ne so qualcosa dal momento che ne conosco diversi colleghi che lui ha formato. E prima di dare la parola, insomma, al professor Pasimeni e alla sua lezione magistrale, io voglio soltanto fare una breve introduzione, qualche considerazione. Chi come me cerca di, insomma, fare ricerca storica viene da un periodo ormai un quinquennio di iniziative, di approfondimenti, di ricerca, di convegni, giornate di studio dedicate alla Prima Guerra Mondiale, no? Abbiamo celebrato, commemorato, ricordato il centenario di quella che fu, insomma, una catastrofe immane, mai sperimentata forse nella storia dell'umanità. E penso che questa iniziativa sia particolarmente meritoria, perché si dà continuità al centenario, quindi si vuole approfondire anche il primo dopoguerra, che secondo me è anche da un punto di vista propriamente storico una iniziativa molto fondata, dal momento che la crisi del dopoguerra non nasce nel dopoguerra, ma nasce proprio nel 1914. In particolare la crisi, quindi il periodo che va dal 1914 al 1922, questo vale soprattutto per l'Italia, vede il nostro paese attraversato appunto da una crisi politica e sociale di proporzioni immane, forse più gravi di quelle che si erano verificate dall'Unità d'Italia appunto al 1914. In Italia è particolarmente grave, perché in fin dei conti è la sovrapposizione, la fusione di due crisi, no? Una crisi più generale europea, che appunto sfocia nella Prima Guerra Mondiale, e una crisi
nazionale italiana che data dal 1912-13. Questa crisi è più grave addirittura di quella che si era verificata nell'ultimo decennio del XIX secolo. Perché la Prima Guerra Mondiale quindi ha questo carattere così dirompente ed inedito nella storia non soltanto italiana, ma europea e mondiale? Beh, perché è stata sicuramente una guerra diversa dalle precedenti. Per la prima volta, infatti, forse con l'eccezione circoscritta della guerra civile americana che si era svolta insomma negli anni 60 del 1800, si era trattato di una guerra non soltanto militare, ma anche di una guerra civile e di massa. Fra il 1914 quindi il 1918 la guerra fu il primo grande scontro interno alla società industrializzata e dunque la prima conflagrazione che potesse provocare distruzioni di massa. E le conseguenze della guerra sono insomma ancora sotto gli occhi di tutti. La più visibile, basta prendere due carte politiche dell'Europa del 1914 e del 1918-19, cambia completamente l'assetto geopolitico dell'Europa. Crollano o stanno per crollare quattro imperi: l'impero zarista russo, l'impero tedesco, l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano. Nascono al posto di questi grandi contenitori multinazionali degli stati, dei paesi che dovrebbero essere costruiti secondo soprattutto il principio di autodeterminazione nazionale, quindi il principio delle nazionalità. Ma questo non è vero, non è vero soprattutto in Europa centro-orientale, dove era quasi impossibile insomma saper distinguere, saper tracciare delle linee etniche. La Cecoslovacchia è uno stato che nasce nel 1919, non era mai esistito prima, ed è la somma di boemi, moravi, slovacchi, minoranze ucraine. Il regno dei serbi, croati e sloveni, lo dice lo stesso nome, non è certo uno stato nazionale. La Prima Guerra Mondiale trasforma i sentimenti e la cultura di massa, permane uno spirito bellicista anche della cultura del dopoguerra, no? Pensiamo al futurismo, alle avanguardie culturali, ma senza addentrare insomma nella storia della cultura del Novecento. Basti pensare alla politica internazionale che da regno della diplomazia segreta diviene quasi dominio aperto al controllo democratico o perlomeno alla rivendicazione di un controllo sulla diplomazia e sulla politica internazionale. Le due grandi culture politiche internazionaliste dell'epoca predicano questo, il wilsonismo, no? Il presidente degli Stati Uniti d'America, in uno dei 14 punti che furono pronunciati durante un discorso al congresso l'8 gennaio 1918, condanna apertamente la diplomazia segreta come concausa della Prima Guerra Mondiale. Lenin, una volta preso il potere, uno dei suoi primi atti in politica internazionale è quello di pubblicare raccolte di documenti diplomatici tratti dagli archivi segreti zaristi proprio per cercare di comprendere la causa della Prima Guerra Mondiale e di spiegarla sotto la lente, sotto l'ottica dell'imperialismo, no? Prima Guerra Mondiale come guerra imperialista. Ma si verificano importanti cambiamenti sociali. Per 4-5 anni milioni di uomini appartenenti alle generazioni più giovani e quindi alla parte più produttiva delle società europee furono allontanati dalle loro occupazioni abituali per vivere sotto le armi. Al loro ritorno avrebbero dovuto riprendere, diciamo, quelle che erano le occupazioni abituali, dimenticando, diciamo, la mentalità, le abitudini contratte durante la vita militare. Ma questo processo di ritorno alla vita civile non fu lineare e fu accompagnato molto spesso da periodi anche lunghi di disoccupazione o disadattamento che spingevano questi reduci, questi ex combattenti ai margini della vita sociale, esasperando le loro passioni politiche.
e infine conseguenze economiche, perché in ogni paese la durata della guerra aveva imposto sicuramente sacrifici pesanti dal punto di vista delle condizioni di vita, ma più pesanti ancora sono state le trasformazioni del sistema produttivo, dei sistemi industriali, delle potenze belligeranti, che avevano dovuto appunto adattarsi ad un'economia di guerra e poi riadattarsi invece ad una all'industria civile. Le spese di guerra avevano costretto naturalmente i governi ad appesantire la pressione fiscale, ma soprattutto li avevano poi costretti anche a far ricorso al mercato internazionale. Soltanto nel nello schieramento che vinse la guerra tra le potenze dell'intesa, la Gran Bretagna risulta essere il primo mercato finanziario all'interno appunto delle potenze dell'intesa, ma Gran Bretagna, la Francia, la stessa Italia avevano a loro volta contratto dei debiti nei confronti degli Stati Uniti che poi cercheranno di ripagare attraverso diciamo quella triade inestricabile poi che unì i debiti interalleati con la questione delle riparazioni che la Germania doveva pagare ai paesi vincitori, perché l'articolo 231 del Trattato di Versailles aveva riconosciuto la Germania appunto come responsabile dello scoppio della guerra e quindi l'aveva condannata a pagare i danni che il suo esercito, le sue forze armate, la sua marina, la sua aviazione aveva provocato appunto nei confronti dei paesi contro cui combatteva. Detto questo, c'è anche un altro primo dopoguerra, che è quello appunto del pacifismo, dell'umanesimo e del socialismo. E per parlare appunto di quest'altro primo dopoguerra, io cedo subito la parola al professor Carmelo Pasimeni, che è stato un professore ordinario di storia contemporanea all'Università del Salento, che si è occupato molto durante la sua carriera accademica appunto della storia economica e sociale, soprattutto credo della Puglia e dell'Italia nel primo dopoguerra. Grazie a tutti per l'ascolto. Bene. Devo dire che sono onorato di contribuire all'apertura di questo corso e naturalmente prima appunto di introdurre la mia, come la vogliamo chiamare, lezione, permettetemi anche a me di fare i ringraziamenti al Presidente del Consiglio regionale, ad Antonio Leuzzi, alla Annalita Perrone, ma soprattutto al carissimo amico fraterno Gianvito Mastroleo. E voglio ringraziare anche voi, diciamo, della vostra presenza e pazienza che avrete nell'arco appunto di questi minuti. E in particolare, diciamo che questo appuntamento mi ha dato la possibilità di incontrare un vecchio amico, compagno, Aldo Nciaccia, che non vedevo da decenni, e di cui veramente sono contento di averlo rivisto. E voglio ringraziare soprattutto Federico Imperato che mi ha risparmiato, diciamo, un'introduzione alla mia chiacchierata, perché appunto le cose su cui lui si è soffermato, diciamo, fanno parte, anzi entrano, a pieno titolo e con un peso specifico in questo quadriennio 18-22 che stiamo cercando appunto di analizzare. Io ho cercato, diciamo, un po' per limitare la portata di questo periodo, che 4 anni sembrano pochi, ma in campo appunto storiografico, specialmente questo periodo, diciamo, è un periodo molto complesso e contraddittorio, per cui
intervenire su specifiche questioni, diciamo, è impossibile, diciamo, nell'arco di tempo che noi abbiamo a disposizione. E allora ho pensato un po' di raccogliere tutte le tematiche, tutte le questioni su cui poi cercherò un po' di affrontare attorno ad una categoria, cioè al processo di democratizzazione, diciamo, che si apre e che avanza proprio dopo la guerra. Cioè, noi abbiamo ascoltato, insomma, che la guerra, diciamo, è stato quella, diciamo, un forte acceleratore di processi diversi, contraddittori, eccetera. Però Imperato faceva un riferimento importante, a mio avviso. È stata anche una, come dire, o meglio, la sua conclusione ha avuto una spiccata tonalità democratica. Il riferimento che ha fatto sia Wilson sia Lenin, che sono, diciamo, i decreti, il decreto numero uno, diciamo, del primo governo Bush, del novembre del 17, era quello sulla pace, seguito poi dal decreto numero 2, quello sulla terra. E vedete, se voi leggete questi documenti, troverete, diciamo, tutta la forza, diciamo, tutti i principi forti attorno a cui poi si organizzano, diciamo, i movimenti comunisti e anche socialisti, diciamo, del mondo. Apro una breve parentesi. All'interno di questo quadriennio c'è un anno che è molto particolare, che è fondamentale, e che è il 19. L'Espresso ha una rivista che si intitola La Parola. E voi trovate, se leggete quando, nell'apertura, diciamo, della prima pagina del giornale, del settimanale, voi trovate, diciamo, una parola e il significato di questa parola che viene affidato a scrittori, intellettuali, architetti, il mondo, diciamo, della cultura. Il numero del 14 luglio del 19, questa parola era 19. E il testo è stato scritto da uno storico, un caro amico e collega, Umberto Gentiloni, ma io non lo leggo perché, diciamo, c'è un rapporto di amicizia, ma per le cose che scrive. Vedete, in una cartella e mezzo di un giornale, racchiudere la complessità di quell'anno è veramente uno sforzo notevole. E io ho voluto riportarvelo perché ci dà anche lo spunto poi per poter ragionare e, se vogliamo, discutere poi su questo anno. Dice: difficile e contraddittorio avventurarsi in comparazioni su pagine di passato o anniversari che rischiano di scivolare nella ritualità inconsapevole. Questo è un paese, diciamo, delle ricorrenze, diciamolo pure. Anche perché, se io rifletto un po' alla crisi che stiamo attraversando, dico stiamo, come storici contemporaneisti, che ormai, diciamo, non soltanto la questione del tema di storia che ha creato e ha suscitato polemiche, ha raccolto migliaia e migliaia di firme per reinserirlo nella prova finale degli esami di Stato, ma anche all'interno dell'università. La storia contemporanea sta perdendo completamente, diciamo, diritto di cittadinanza, dico. Ed è una forte contraddizione, se pensate, perché da un lato i programmi scolastici e anche, diciamo, all'interno dell'università, diciamo, c'è una forma di eliminazione della storia contemporanea che già era difficile per sua natura, ma così diventa ancora più difficile perché si danno le pillole di storia ai ragazzi.
E quindi dicevo, la contraddizione è che da un lato c'è questo fenomeno, dall'altro invece ci sono questi corsi di aggiornamento che sono fondamentali. Io ringrazio Gianvito Mastro Leo per questa sua capacità e insistenza, diciamo, di riproporre la questione della storia contemporanea e naturalmente tutti gli altri istituti che collaborano a questa cosa. E questa è la prima questione. La seconda questione è data dal fatto che fino a qualche anno fa, a pochi anni fa, la storia, diciamo, era considerata, diciamo, o meglio, l'insegnamento della storia era, come dire, una forma, diciamo, rapportabile e rapportata, così come è stata, all'acquisizione dei crediti formativi. I maledetti CFU che sono state introdotte, diciamo, nell'organizzazione degli studi. Nel senso, cioè, che voi, io mi rivolgo soprattutto ai colleghi di scuola, voi avete avuto un periodo in cui i manuali di storia contemporanea erano essenzialmente, diciamo, delle sintesi difficili poi anche da interpretare e da, su cui, diciamo, discutere e da trasmettere poi anche agli alunni. Ecco, da un paio di anni a questa parte invece stiamo verificando non un ritorno ai vecchi manuali, no, ma sono dei nuovi manuali che hanno come punti di riferimento, diciamo, le questioni nodali della storia contemporanea e che, indipendentemente da ciò che prevede appunto l'organizzazione dei programmi scolastici, comunque sono dei manuali su cui veramente oggi si può lavorare. E questo perché? Perché appunto questo riferimento di non scivolare nella ritualità inconsapevole, ecco, ci porta poi ai temi fondamentali di questo anno. Scrive ancora Gentiloni: lo sguardo indietro può offrire talvolta interrogativi e piste di ricerca non banali. Indubbiamente questo può avvenire nel momento in cui, diciamo, si fa storia contemporanea e non storytelling. Guardate, noi siamo oggi presi anche da questo fenomeno degenerativo. Nel senso, cioè, che come insegnanti, io credo, diciamo, bisogna recuperare il gusto del documento, quello che appunto ci dicevano prima sia Vito sia Anto. Cioè, cercare di lavorare sui documenti per interrogarli, per trovare le risposte appunto attraverso i documenti o archivistici o la stampa, eccetera. Un secolo dal XIX, dalle tempestose traiettorie nella ricerca di un equilibrio europeo, dice, dopo la cessura della Grande Guerra, che cosa rimane, si chiede Gentiloni, e cosa si è trasformato di quelle tensioni? In fondo, dice, alcune tracce non marginali si riaffacciano nel nostro tempo, a partire dallo scontro tra stabilità e disordine. Io voglio sottolineare questi due termini che poi contraddistinguono il periodo di cui noi ci stiamo interessando. Nella dialettica delle sovranità, le cose che ci diceva appunto Federico, il rapporto, se voi guardate, poi dirò qualcosa su questo al congresso di Parigi, diciamo, è proprio questo il nodo. Però queste cose vengono scritte perché, vedete, noi oggi stiamo vivendo anche un periodo difficile del rapporto tra la sovranità nazionale e un ente sovranazionale. E quindi, diciamo, anche, come dire, riflettere sul 1919 come processo appunto che apre delle questioni è fondamentale oggi. Appunto, le nazioni da una parte, i criteri di un certo ordine internazionale dall'altra.
che siamo nella piena attualità. La forza della nazione, dice, non si è spenta né si può considerare ridimensionata la spinta alla competizione tra aspirazioni di potenza, interessi contrapposti, linguaggi e forme di comunicazione che esaltano il primato di un'appartenenza identitaria. Il cammino del secolo scorso si scrive nell'itinerario di una nuova sovranità cercata oltre le guerre e le strategie di potenza nella costruzione di un'architettura condivisa in grado di offrire prospettive e nuovi traguardi. E il richiamo alle proprie ragioni nazionali suona come sfida alle responsabilità comuni, a quel terreno condiviso di confini, diritti, poteri. La semplificazione del leader di turno, che tutto risolve, rischia di riesumare antiche scorciatoie, quali erano quelle che poi vedremo nel corso appunto della mia interpretazione, su cui penso di soffermare. La crisi della democrazia nel primo dopoguerra nasce nella tempesta della politica di massa. Cioè, vedete, sono termini che vanno soppesati e nell'incertezza di un mondo cambiato repentinamente. Una morsa soffocante, scrive per poi cita Pietro Nenni, che sulle colonne dell'Avanti del 14 dicembre del 19 scriveva: lo Stato liberale stava per essere contemporaneamente attaccato da sinistra e da destra, cioè dalla rivoluzione e dalla reazione. Ecco, questo è il quadro generale, diciamo. Entro cui intendo svolgere un po' le mie considerazioni. E quindi, per riprendere le cose che dicevo all'inizio, la guerra si concluse con una forte tonalità democratica. E diciamo, i due punti di riferimento a cui avevo accennato all'inizio sono appunto i 14 punti di Wilson e i decreti di Lenin a cui ho fatto riferimento. Ma c'è anche un altro processo che avanza in Europa e che è la concessione del diritto di voto a tutti i membri adulti e anche il suffragio universale vero, non soltanto maschile come quello che si ebbe in Italia. E questo è un altro elemento forte per capire, diciamo, come all'interno delle forti contraddizioni che la guerra ci tramanda, però noi abbiamo, proprio in quegli stati che si formano, in quelle nazionalità che si formano, diciamo, non soltanto, diciamo, la formazione di repubbliche, no? Che era una novità all'interno, diciamo, dello scenario mondiale europeo, ma anche, diciamo, il diritto di voto, cioè il suffragio universale. Tra il 17 e il 20, infatti, il suffragio è lo stesso in Russia, Germania, negli stati nati dal distraggimento appunto dell'impero austro-ungarico, negli Stati Uniti, e c'è la formazione anche di stati repubblicani. Ecco, io vi salto un po' una serie di cose e cerco di leggere un po' il fenomeno del processo di democratizzazione che si ha in Italia. Ecco, i lasciti economici e sociali a cui appunto ho fatto riferimento anche sono i fenomeni più eclatanti, diciamo, che noi riceviamo in eredità dalla guerra, che opera soprattutto attraverso una serie di fenomeni che la guerra lascia in piedi nella società e che appunto porta anche ad un processo di trasformazione sociale.
si è fatto riferimento al reducismo, cioè pensate un po', diciamo, al fenomeno dei reduci, ma io voglio sottolineare essenzialmente un altro elemento, perché noi stiamo parlando anche di un processo di formazione di massa e della formazione, diciamo, delle organizzazioni di massa, sia sul piano politico che sul piano sindacale. Ma per la prima volta dopo la guerra, diciamo, milioni di uomini vengono inseriti in una società organizzata rispetto, diciamo, all'età liberale. Una società che è articolata gerarchicamente sul modello anche, diciamo, sul modello dell'organizzazione, delle trincee, della guerra, eccetera, è un modello che poi si rispecchia, diciamo, che viene trasferito nella società e nell'istituzione. Ma la guerra, diciamo, ci ha dato anche la possibilità di, come dire, di valutare un altro elemento che è fondamentale e che è dirompente all'interno della società del tempo. Cioè un nuovo soggetto sociale entra pienamente, diciamo, nella politica e nella società italiana. Il ruolo delle donne. Pensate il significato dirompente che è determinato nella società e nelle famiglie. E quindi il senso anche di autonomia individuale delle donne nei confronti dei mariti. Le donne che ricoprono, diciamo, il lavoro, queste sono cose, diciamo, ormai risapute, ma purtroppo devo comunque sottolineare, nel senso cioè che, diciamo, il loro impiego nelle campagne, nelle fabbriche, a sopperire, diciamo, alla mancanza dei mariti che erano stati chiamati in guerra, vuol dire, è un elemento dirompente della mentalità e della società del tempo. Tutto questo opera anche una forte rottura all'interno del modo di pensare e di rapportarsi alla politica. Un altro elemento, diciamo, di una forte lacerazione della vecchia società liberale è il ruolo che le masse autonomamente, diciamo, si organizzano all'interno dei partiti e dei sindacati. I partiti e i sindacati aumentano gli iscritti, ma soprattutto, diciamo, si dotano di apparati organizzativi. Cioè, vedete, anche l'elemento organizzativo è un elemento, diciamo, che, come dire, fomenta, cresce il senso della democrazia. E apparati organizzativi che diventano sempre più complessi, ma anche centralizzati, cioè il comando sostanzialmente, quindi anche l'autorità che viene riconosciuta all'interno, diciamo, delle forme organizzate. In sostanza perdono l'importanza tutte le forme tradizionali dell'attività politica che abbiamo conosciuto nei regimi liberali, che erano sostanzialmente demandate, diciamo, ai notabili che si riunivano nei circoli, nei club, e così anche la politica, lo dirò dopo, anche il sistema elettorale era finalizzato, diciamo, a questo punto, per cui lo anticipo, ma poi lo riprenderò questo tema, il significato del sistema proporzionale. 1919. E quindi, dicevo, acquistano in questo quadro, diciamo, di organizzazione
masse impartite nella forma partito acquistano poi peso anche nella società, le manifestazioni pubbliche, manifesti come comizi, dimostrazione, basate su che cosa? Sulla partecipazione volontaria dei cittadini, non attraverso la costrizione, così come poi avverrà in un secondo momento. Tutto questo ci porta, diciamo, a sottolineare un altro elemento, che è l'aspirazione delle masse, diciamo, ad avere un ordine nuovo, qualcosa di diverso rispetto al passato. Ecco perché il riferimento, diciamo, alla rivoluzione russa, al progetto wilsoniano, che sono, diciamo, progetti che portano avanti, diciamo, il significato della pace, dell'uguaglianza, dell'autodeterminazione dei popoli. E vedete, se voi le leggete, anzi addirittura uno storico ha scritto che Wilson si è rifatto un decreto di Lenin, ma comunque, insomma, lo dico soltanto al futuro. Cioè, voglio dire, le cose che voglio mettere in evidenza, diciamo, e soprattutto, diciamo, questa forte aspirazione, diciamo, ad aprire una pagina nuova, diversa, e quindi ad essere protagonisti della vita politica e sociale. Indubbiamente tutto ciò che avviene poi nel paese non poteva, e questo, diciamo, questi elementi che io ho accennato così molto schematicamente, non potevano non creare una paura sociale nelle vecchie classi dirigenti. Cioè, nel momento in cui si opera una rottura forte all'interno della società, e poi vedremo anche all'interno dell'istituzione, tutto questo crea il mito della paura sociale, la paura dei rossi, la paura, diciamo, che poi si manifesta soprattutto nel momento in cui le manifestazioni delle masse popolari, del movimento operaio, diciamo, va a colpire dei centri di potere. Non soltanto i centri di potere, ma va a colpire i principi su cui si era fondato lo Stato liberale. E questa è la novità, diciamo, del momento. Non è il disordine sociale, e non è il conflitto sociale, ma tutto ciò che sta all'interno del conflitto. Soltanto in questo modo noi possiamo capire che cosa ha rappresentato il fascismo. Ecco, e giusto per fare dei riferimenti, ma a voi sono molto noti, per cui, diciamo, vi richiamo per così al passato. Ecco, nel biennio 19-20, pensate che la media degli scioperanti fu di oltre 1.150.000 persone. Cifre, cioè, che rispetto all'età precedente sono completamente inimmaginabili. E questo creò, appunto, come dicevo prima, una grande impressione nell'opinione pubblica. Quando ripenso un po' a questi momenti, se voi leggete anche i giornali che furono pubblicati nel Mezzogiorno, nella nostra provincia, nella nostra regione, dopo la formazione della Comune di Parigi, e l'impressione che si ha è anche allora ci fu una paura nei confronti, appunto, di questo fenomeno, di questo avvenimento, insomma, dove, appunto, le masse popolari avevano non soltanto occupato, ma gestito un ente pubblico. E
E se voi andate a leggere un po' la stampa del tempo, ritrovate pienamente tutte le preoccupazioni, le paure che emergono nella classe dirigente dopo la rivoluzione rossa e dopo gli scioperi nelle fabbriche e soprattutto nelle campagne, dove mi soffermerò. Che cosa avviene in quel periodo? Intanto, diciamo, la percentuale degli scioperanti fu notevole, come potete immaginare. Ma l'aspetto che colpì i commentatori politici del tempo e anche, diciamo, le interpretazioni che gli storici hanno dato di quel fenomeno, l'attenzione appunto si pose soprattutto sullo sciopero di solidarietà con la Russia sovietica del 20-21 luglio del 19, sullo sciopero torinese delle lancette dell'aprile del 20, sull'occupazione delle fabbriche del settembre del 1920. Se noi andiamo ad analizzare, diciamo, i caratteri, allora noi possiamo leggere, diciamo, come nello sciopero di solidarietà con la Russia c'è una motivazione politica forte alla base. Lo sciopero delle lancette fu il primo scontro vero tra gli operai e la Confindustria, che si era riorganizzata proprio nel 1919 e per cui poi ci fu una forma di reazione. L'occupazione delle fabbriche ci danno il senso, il significato di quelli che potevano essere l'autogestione dei consigli di fabbrica soviet e sovietici. Tutto questo naturalmente richiedeva uno sbocco politico che noi sappiamo, insomma, non fu gestito all'altezza, diciamo, dello scontro da parte appunto del Partito Socialista del tempo, che era fortemente dilaniato al suo interno. Ma causò la reazione padronale. E poi ci furono le lotte nelle campagne, che è un problema che ci tocca da vicino, anche per le cose appunto che abbiamo sentito prima, dove anche nelle campagne, diciamo, gli scioperi, le lotte, diciamo, non avevano un precedente come quelle che abbiamo conosciuto nell'età liberale. Anche qui possiamo, come dire, regionalizzare gli scioperi nelle campagne a secondo appunto della specificità del movimento contadino. Le lotte bracciantili furono guidate dalla Federterra e si diffusero soprattutto, diciamo, nel mezzogiorno. Ma il fenomeno appunto che più colpì e scosse l'opinione pubblica e che era una novità era l'entrata, diciamo, in scena di settori del mondo contadino che prima, diciamo, erano state completamente tenute in disparte o che non sentivano la necessità di partecipare. E nel mezzogiorno noi troviamo le lotte per l'occupazione delle terre, nel Lazio per esempio le lotte dei mezzadri, ma come dicevo prima, questi avvenimenti intaccarono profondamente e per la prima volta gli equilibri di potere rimasti immutati nel tempo. In Puglia, nella zona del Capitanato che ho, come dire, studiato di recente, attraverso quel convegno che mi sono legato, insomma, tu non partecipaste. Ecco, qui si sperimentarono delle strategie di lotta più alte rispetto alla fase spontaneistica e ribellistica di fine secolo,
Vabbè, ma questo, di questo poi ne parlerete nel prossimo incontro. Qual era l'elemento di novità che, a mio avviso, diciamo, quelle lotte rappresentavano? Era data dal nesso fra le lotte per la terra e per il lavoro, che sono due cose diverse, e la conquista delle amministrazioni locali. Cioè, questo è un elemento che la storiografia ha sottovalutato e che ancora, diciamo, ha bisogno di essere, come dire, di essere studiato. Cioè, perché in questo rapporto tra lotte per la terra e per il lavoro e conquista delle amministrazioni locali si sviscera un po' tutto il rapporto tra democrazia e questione sociale. Per i dirigenti socialisti, prima, e comunisti poi, la conquista delle amministrazioni locali era un punto inscindibile della loro strategia di lotta. Nelle elezioni politiche del 19, che vedremo, su cui poi mi soffermerò un attimo, e in quelle amministrative dell'anno successivo, del 1920, i socialisti elessero nella zona del Foggiano 3 rappresentanti in Parlamento e conquistarono importanti comuni. Conquistarono infatti i comuni di San Severo, di Cerignola, San Marco in Lamis, San Nicandro di Arganico, San Giovanni Rotondo, che fu teatro di una delle repressioni più dure dell'intera provincia. Ci furono 14 morti. Anche nelle elezioni provinciali del 20, sempre dello stesso anno, i socialisti si affermarono in tutti e 3 i collegi elettorali, eleggendo la metà dei consiglieri provinciali. Cioè, vedete, noi troviamo già un gruppo dirigente che esce dal movimento contadino e si trova a gestire per la prima volta, diciamo, gli enti locali. E quindi, appunto, per la prima volta sperimentano il ruolo di amministratore pubblico. Che cosa avviene laddove, appunto, si ebbe questo fenomeno? Che, appunto, le amministrazioni socialiste affrontarono il problema della dilagante disoccupazione agricola, retribuendo i lavoratori disoccupati per i lavori stradali eseguiti, diciamo, senza essere ingaggiati. Diverso fu invece il comportamento dei proprietari terrieri, che si rifiutarono di concedere il salario a fine giornata per i lavori compiuti. E quindi riporto una citazione di Luigi Alberiato, che è significativa per capire, diciamo, anche gli errori poi che erano alla base, errori di sottovalutazione che erano alla base all'interno del movimento contadino. E Legato scrive, dice: la sera ci presentammo per essere pagati e il comune ci pagò. Dopo le strade passammo sulle terre mal coltivate dei più grossi proprietari per zappare o eseguire altri lavori. E dopo, terminati i lavori presso i grossi, ci legammo anche dai medi e anche, purtroppo, da qualche piccolo. Qui nacquero delle difficoltà per il pagamento delle giornate lavorative che venivano eseguite. La pratica dello sciopero da rovescio era questa, nel senso, cioè, che si lavorava durante lo sciopero, ebbe una larga diffusione nelle campagne pugliesi e che diede origine a dimostrazioni e a scontri con le forze dell'ordine a difesa dei proprietari terrieri. Lo sciopero da rovescio, che sembrava trovare un'applicazione giuridica nel decreto Risocchi del settembre 1919,
Questo è un decreto che poi è stato letto anche in comparazione con i decreti Gullo dell'occupazione delle terre dopo il secondo conflitto. Ecco, che condannava quel decreto contro l'assenteismo dei proprietari e dei fondisti, mise a dura prova la tenuta di uno, secondo me, dei principi fondamentali su cui si reggeva lo Stato liberale. Quali erano i principi su cui si reggeva lo Stato liberale e tutta la politica giolittiana? L'inviolabilità della proprietà terrena. E il secondo elemento, la salvaguardia della libertà del lavoro dei proprietari terreni. Vedete, l'applicazione rigida di questi principi svela la contraddizione forte, diciamo, dell'uomo di Dromero, l'uomo nuovo, aveva scritto Turati sulla critica sociale. L'uomo, diciamo, del liberalismo più avanzato. E allora come facciamo a spiegare gli eccidi dei lavoratori dal 2 al 4, soprattutto in cui? Candela, Torre Maggiore, Gerignola e poi anche in Sardegna, Castelluzzo, Bugello, Castelluzzo, che diede origine al primo sciopero generale del movimento operaio, a livello nazionale, e la crisi della direzione socialista e la crisi di Giolitti che si pensa. Cioè, vedete, il diritto l'inviolabilità della proprietà privata e la salvaguardia della libertà del lavoro, se voi pensate, erano delle forme, diciamo, dei principi fondamentali su cui si reggevano la concezione liberale dello Stato e della società. Che soprattutto nelle campagne, nelle nostre campagne, nel momento in cui i contadini facevano uno sciopero, attraverso che cosa facevano lo sciopero? Facevano lo sciopero soprattutto nelle zone, diciamo, della capitanata, contro i grumieri, cioè contro tutta quella forza lavoro che veniva ingaggiata dai proprietari terrieri all'esterno, diciamo, del perimetro comunale per punire le organizzazioni, appunto, le organizzazioni contadine e quindi dare lavoro all'esterno. Un po' il fenomeno del caporalato, questo, contro il quale c'è una bellissima relazione del 1905 del ministro di agricoltura dell'agricoltura di allora, Cocco Orto, che io consiglierei di recuperare, di leggere. E quindi durante lo sciopero c'era appunto l'obiettivo di non far entrare nelle campagne per il lavoro contadine, appunto, i grumieri, così venivano definiti. Ci sono degli articoli molto belli sul Forghietto di Lucera, eccetera. E quindi questo era un fenomeno, diciamo, che vietava la salvaguardia del diritto del lavoro. E quando i contadini invece andavano per lavorare nelle campagne e poi chiedevano appunto il salario, era una violazione chiara del diritto di proprietà. Cioè, questa era la contraddizione forte per cui i Giolitti, di fronte appunto alle manifestazioni dei contadini, mandava la forza pubblica e sparavano. E il secondo elemento, che poi, diciamo, viene meno nel primo dopoguerra dalle manifestazioni, era dato dal fatto che la politica liberale era soprattutto, cioè considerava il movimento operaio, il movimento contadino, soltanto come un soggetto di carattere economico, finalizzato allo sviluppo economico del paese e non come soggetto politico. Cioè, vedete, queste forme, questi momenti, diciamo, di forte contraddizione
non potevano non scatenare, diciamo, la reazione dei gruppi dirigenti, che erano tutti proprietari, era chiaro, cioè venivano colpiti proprio, diciamo, nel cuore, diciamo, del sistema. Ma tutto questo, diciamo, mette in crisi la tenuta dello Stato liberale. E alla classe dirigente del tempo si offrono due alternative, due soluzioni. O estendere e modernizzare la democrazia, se noi leggiamo anche le pagine di Gobetti, eccetera, cioè cioè si pongono questi problemi sulle cause poi del fascismo, no? E sulla crisi, diciamo, dello Stato liberale. Cioè di fronte ad un movimento così forte, organizzato, così con degli obiettivi ben precisi, qual era la soluzione se non quella appunto di estendere il processo di democratizzazione in atto? Quindi questa era un'alternativa, oppure l'altra era quella della soluzione autoritaria. Inventarsi, cioè, un sistema politico e sociale autoritario e di massa. Cioè questa è la novità del primo dopoguerra. Che era appunto un sistema politico di tipo nuovo e che fosse al tempo stesso un intreccio e una continuità con lo Stato liberale e anche di innovazione autoritaria. Vedete, sono dei termini naturalmente che hanno un'implicazione forte all'interno del processo storico e del periodo che noi stiamo analizzando. Perché questo? Perché all'individuo non si chiedeva più soltanto l'obbedienza passiva, ma si voleva appunto un consenso, una convinzione, una partecipazione. Ecco perché il biennio 19-21 è stato presentato come disordine politico e sociale profondo. E qual era la risposta da dare a questo disordine? Cioè come si poteva rispondere al disordine? Attraverso, diciamo, la richiesta e il ripristino dell'ordine. All'anarchia si risponde con l'autorità. Da qui il termine anche di giannovismo. Cioè, vedete, è un termine che poi ricorrerà sulla bocca di Winston Churchill proprio nel 1943, quando appunto da Doglio, diciamo, eliminerà tutti i provvedimenti varati dal fascismo. E Churchill, la sua preoccupazione, dice: non è che poi facciamo un nuovo 19 in Italia, no? E basta uno. Non possiamo andare. Quindi, secondo tale impostazione, cioè che al disordine si risponde con l'ordine, all'anarchia con l'autorità, la situazione del paese era vista solo come disordine e non anche come il mutamento che stava dentro quel disordine. E quindi si andavano affermando sulla scena politica strati sociali e classi sociali che erano stati esclusi dalla partecipazione alla politica. In che modo erano stati esclusi questi strati sociali, i contadini, gli operai, i salariati? Erano stati bloccati dal suffragio ristretto. Cioè, vedete, quello che sto cercando di mettere in evidenza è come il passaggio dal liberalismo alla democrazia ad un certo punto si interrompe. Ed è un passaggio, diciamo, che poi sarà ripreso, diciamo, con la lotta della resistenza e con la formazione dell'Italia Repubblica. Questo
E quindi dicevo, erano bloccate dal suffragio ristretto e dalla struttura elitaria e clientelare della democrazia liberale. Una democrazia liberale che si basava su una forma di delega politica delle classi subalterne alla grande e media borghesia, cioè a coloro che avevano il potere di sfruttare il lavoro. Per cui la novità del biennio, quello che sto cercando di dire, 19-21, non fu il disordine sociale, ma l'affermazione politica delle classi escluse. Il Partito Socialista e il Partito Popolare furono l'espressione di una nuova società politica. Questo è l'elemento forte. Pensate, sono le due forze che non avevano partecipato alla formazione risorgimentale, i neri e i rossi. Ecco perché anche questo dà una forza, diciamo, al momento in cui, diciamo, si portano tante istanze di democrazia, di partecipazione e di uguaglianza sociale. E fu questo appunto la novità del periodo, non solo il disordine o la Russia di Lenin, e furono appunto i liberali nella loro incapacità di capire, diciamo, il momento e di dare una politica, una soluzione politica all'altezza, diciamo, dei processi in atto, a determinare la crisi dello Stato liberale. Il biennio rosso dunque non è solo lo scontro fra due soluzioni. Esso nel 19 si disegna appunto una realtà istituzionale moderna, realmente rappresentativa, nel senso cioè che furono varati, diciamo, dei provvedimenti che era la condizione naturale, diciamo, la presa d'atto di ciò che era avvenuto all'intera, che sarebbe avvenuto all'intera. Suffragio universale maschile e il sistema proporzionale, cioè la rappresentanza politica e amministrativa in base al numero di voti, alla forza relativa dei diversi partiti politici. Quindi il passaggio dal sistema maggioritario, che privilegiava lo scontro tra due notabili del collegio, con la forma più democratica, diciamo, della competizione del sistema di lista, il proporzionale, che non poteva non essere, diciamo, la rappresentazione di una società, diciamo, che si era completamente trasformata e che si era dato partiti politici, partiti di massa. Il fascismo fu la risposta a questo disegno istituzionale di democrazia moderna. Quindi non fu solo una reazione, non fu solo la risposta al mito della rivoluzione, c'era anche questo, ma fu soprattutto una risposta all'espansione della democrazia. Poi la domanda, diciamo, che di solito è: come mai poi arriva al potere il fascismo? E perché i socialisti, i popolari erano fortemente inconciliabili. Non c'era una forza. Il sistema proporzionale, che cosa significa? Intanto un superamento, diciamo, del modo, diciamo, consueto del controllo dell'elettorato. Veniva tolto
dal controllo dei notabili del paese. Erano le forze politiche, erano i partiti politici quelli che si presentavano sulla scena politica per acquisire il consenso elettorale. E lo facevano sulla base di programmi politici, di trasformazione delle società e dello Stato. E quindi segna anche, come dire, la conferma e il peso nuovo che i partiti acquisiscono all'interno del sistema politico. Se noi guardiamo le elezioni del 19, vedete, sono significative, i dati sono estremamente. Il 16 novembre, appunto, ci furono le prime elezioni del primo dopoguerra, che furono fatte con il sistema proporzionale, voluto da Nitti, il quale pensava di poter, come dire, allargare le basi dello Stato, ma al tempo stesso anche per esercitare un controllo sul partito politico, sul partito socialista e provare. Ecco, quelle elezioni ebbero un esito disastroso per la classe dirigente liberale. I liberal democratici, pensate che nel 1913 occupavano 310 seggi in Parlamento, in quelle elezioni scesero a 179 seggi e quindi persero la maggioranza assoluta. I socialisti ebbero 1.835.000 voti, pari al 32%, e conquistarono 156 seggi, tre volte in più rispetto a quelle che avevano avuto nel 13. I popolari ebbero 1.176.473 voti di lista e 100 deputati, pari al 20,6%. Se voi sommate il 32% dei socialisti e il 20,6% dei popolari, la maggioranza in Parlamento era delle due forze politiche, delle due forze nuove. Ecco, l'inconciliabilità tra le due forze lasciò un vasto terreno aperto alle reazioni fascista. Però poi i risultati, i fascisti che furono ospitati nelle liste dei blocchi, diciamo, ebbero solo quattro deputati. Ecco, questo significa che il sistema politico in quel momento, nel 19, non aveva più la capacità di reggere il vecchio equilibrio, né aveva la capacità di esprimerne uno nuovo, perché da parte della classe dirigente liberale non fu avanzata alcuna alternativa. Tant'è vero, se voi riflettete, nel momento in cui si formano i partiti di massa, l'unico partito che non riesce a costituirsi è il Partito Liberale, dall'Ottocento. Cioè, noi non abbiamo avuto nella storia, diciamo, dell'Italia liberale un partito liberale. Ancora più significativi, a conferma un po' delle cose che ho detto a proposito della parentesi che ho aperto sulle lotte contadine nel capitanato, il 31 ottobre del 1920 si svolsero le elezioni comunali. Su 8.327 comuni il Partito Socialista ottenne la maggioranza in 2.022 comuni e il Partito Popolare in 1.613 comuni. Il 7 novembre si svolsero le elezioni provinciali. Su 69 consigli provinciali
Il Partito Socialista ottenne la maggioranza in 26 province e il Partito Popolare in 10. La maggioranza, diciamo, dei consigli provinciali erano in mano dei professionisti. I due partiti conquistarono la direzione del 44% dei consigli comunali e del 52% dei consigli provinciali. Ha scritto Ragionieri, la riporto questa citazione perché ci fa capire, diciamo, un po' il... Dice, per i gruppi dominanti locali, per i notabili di estrazione prevalentemente agraria, la perdita di direzione dei comuni fu avvertito come il segno di una modificazione dei rapporti di potere irrevocabili in termini di lotte elettorali. Occorreva rivolgersi ad altri mezzi. Salto una serie di cose perché vedo un po' che siete stanchi. E comunque, diciamo, il tema, diciamo, su cui sto insistendo è appunto questo di un processo di democrazia, di democratizzazione che avanza nel paese e che viene completamente esautorato attraverso la dimensione politica, attraverso la formazione appunto di un movimento politico che fu quello appunto dei fasci di combattimento del 23 marzo del 19, che Mussolini costituì a Milano e che ebbe immediatamente il consenso della media borghesia urbana e l'adesione attiva di ex combattenti e di agrari. Vi ho portato anche il testo del programma di San Sepolcro, perché è un documento da cui è possibile, diciamo, dedurre l'ambiguità di Mussolini in questo periodo, poi cambierà. Però in questo programma, dove comunque articolato in quattro punti, leggo solo questa. Dice, noi vogliamo, cioè per il problema politico, noi vogliamo il suffragio universale, il voto alle donne, il minimo di età per gli elettori a 18 anni, l'abolizione del Senato, la convocazione di un'assemblea nazionale, di un'assemblea costituente, diciamo, per la durata di 3 anni, la formazione di consigli nazionali, eccetera. Sul piano sociale, chiedevano appunto la giornata legale di 8 ore del lavoro, i minimi di paga garantita, cioè erano, se riflettete, erano problemi, non erano, cioè, problemi, erano questioni e rivendicazioni che erano la base del programma del Partito Socialista. E che naturalmente poi nel corso del tempo, diciamo, nel corso di pochi mesi, Mussolini cambierà. Diverso poi invece sono le elezioni del 1921. Ecco qui i fascisti appunto trovarono ospitalità nei blocchi nazionali, che erano delle liste di coalizione, ebbero 35 deputati in Parlamento. Però Mussolini naturalmente di fronte al disfacimento diciamo, dello Stato liberale, si rese conto, diciamo, che anche 35 deputati potevano sovvertire completamente l'ordine costituzionale. E infatti in quelle elezioni ci fu una flessione dei socialisti che dal 32 passarono al 25%, ma il Partito Comunista che si era fondato, appunto che si era costituito nel 21, del 5%. I popolari si rafforzarono, i gruppi liberali migliorarono le loro posizioni. Ma l'affermazione dei fascisti all'interno dei blocchi indica un altro elemento che è fondamentale in questo passaggio,
cioè lo spostamento dei rapporti di forze interni alla coalizione borghese. Ora Mussolini con 35 deputati poteva dettare legge all'interno, per cui l'ingresso dei fascisti in Parlamento sembrò coronare appunto le aspettative di larghi settori della società, dell'istituzione e dell'opinione pubblica. Crebbe naturalmente la popolarità di Mussolini come capo del movimento e quindi appunto tutta la propaganda poi per stabilizzare la società, per frenare l'avanzata del movimento operaio e contadino e soprattutto diciamo per stabilizzare lo Stato. Questo diciamo, è il passaggio che viene. Nel 22, pensate che nel 21 poi fonda appunto il Partito Nazionale Fascista e nel 22, questo è un dato di estrema importanza, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista erano 322.000. rispetto ai 149.000 del 21, cioè nell'arco di un anno aveva triplicato quasi insomma, i suoi iscritti e superava di gran lunga gli iscritti del Partito Socialista e del Partito Popolare. Ma il dato diciamo più rilevante, chi erano questi iscritti? Chi aderì al Partito Nazionale Fascista? Le categorie sociali che lo componevano in maggioranza erano proprietari terrieri, piccoli agricoltori, impiegati privati e dello Stato, commercianti, esercenti, professionisti, insegnanti, studenti, contadini. Ecco, questo ci dice, ci dà la dimensione, diciamo, della formazione del primo vero partito borghese di massa della storia d'Italia. E questo indica i termini nuovi, diciamo, che la soluzione fascista presentava alla crisi italiana nel 21. Cioè, non, l'alternativa la disse Mussolini, cioè l'annunciò Mussolini stesso alla Camera dei Deputati il 19 maggio del 21, quando lui affermò che quello che entra nella Camera non è un gruppo, è un plotone omogeneo, inquadrato, disciplinatissimo, plotone fascista di azione e di esecuzione. E poi, diciamo, lo sviluppo appunto del successo del fascismo in Italia e attraverso la marcia su Roma, che segna poi una fase periodizzante del fascismo che da quel momento diciamo, avvia tutta un'operazione di incamerare all'interno dello Stato le strutture del partito, la milizia volontaria e il consiglio il Gran Consiglio del Fascismo, cioè la milizia volontaria che diventa un organo dello Stato. E al Gran Consiglio del Fascismo che sopperisce, o meglio, che esaudora i poteri della Camera, del Parlamento. Vedete, attraverso che cosa si compie il passaggio da uno Stato liberale ad una forma di Stato totalitario? Attraverso l'eliminazione dei tre cardini fondamentali su cui si poggia lo Stato liberale: il potere legislativo, e quindi appunto viene esautorato, il rafforzamento del potere esecutivo, sono come due basi, no? Nel momento in cui si elimina il potere legislativo, automaticamente aumenta il potere esecutivo, cioè il potere del governo, del capo del governo.
non c'era. Sforza. E poi l'operazione si conclude con le leggi fascistissime del 26, quando all'interno di tutte i divieti, le saturazioni, le forze politiche, eccetera, noi troviamo un altro provvedimento su cui non sempre si pone attenzione: la formazione del Tribunale Speciale, cioè il potere giudiziario, affidato nelle mani dei militari. Questa è l'operazione. Questa è l'operazione del danno di tutto. Va bene, io mi fermo qui e vi ringrazio della vostra pazienza. Grazie. Ringraziamo tutti il professor Pasimeni per questa lezione magistralis. Di solito le lezioni magistralis non hanno bisogno di commento, però bisogna sottolineare la grande ricchezza della conclusione del professor Pasimeni, sia da un punto di vista contenutistico, sia da un punto di vista interpretativo. In particolare è stato di grande interesse, insomma, la sua declinazione della crisi del dopoguerra in Italia, tenendo presente due tendenze di fondo dal punto di vista politico-istituzionale che hanno caratterizzato la storia nazionale dall'unità fino alla prima guerra mondiale. La prima tendenza di fondo è la trasformazione del sistema costituzionale sancito dallo Statuto Albertino in un sistema costituzionale parlamentare che viene in qualche modo meno a causa della limitata funzionalità del Parlamento nel primo dopoguerra, come ha sottolineato il professor Pasimeni, a causa della discordia, insomma, tra i rappresentanti e gli esponenti dei due partiti di massa, allora insomma quasi maggioranza in Parlamento, quindi popolari e socialisti, e discordia tra questi poi e i gruppi, diciamo, clientelari liberal democratici. E poi la seconda tendenza di fondo, quella, una tendenza verso la democrazia, che in qualche modo viene appunto interrotta, no? C'è un percorso interrotto, come ha sottolineato il professor Pasimeni, e cito, insomma, dal liberalismo alla democrazia, che poi sarebbe ripreso soltanto, insomma, durante la lotta della resistenza, della lotta per la Repubblica. In questo senso sono d'accordo, insomma, Giolitti è un po' l'emblema, no, di questa contraddizione, di questo percorso interrotto, perché l'età giolittiana, prima dello scoppio del conflitto, il primo conflitto mondiale, si conclude con la concessione del suffragio universale maschile, che in un certo senso prefigura appunto un allargamento della base democratica del paese, ma queste premesse appunto non vengono poi mantenute negli anni immediatamente successivi alla fine del primo conflitto mondiale, anzi, come abbiamo visto, appunto, Giolitti è uno dei responsabili, ad esempio, della repressione delle lotte bracciantili e agrarie su tutto il territorio nazionale, ma in particolare in Puglia, no? Dove vi era una straordinaria vitalità di queste lotte, no? Che non ha eguali, insomma, nelle restanti regioni del Mezzogiorno. Io ho qui due microfoni, insomma, non sono a base fissa, per cui se c'è qualcuno tra il pubblico, l'uditorio, che intende fare delle osservazioni o porre delle domande al professor Pasimeni, credo che abbiamo ancora del tempo in questo senso. Grazie. Io vorrei, credo che si senta, no? Vorrei che il professor Pasimeni
come devo dire, ci illustrasse, ecco, per quel che io conosco e ho analizzato del passaggio fra la prima guerra mondiale e l'avvento del fascismo, uno degli elementi fondamentali che hanno poi costruito la possibilità del fascismo di affermarsi, oltre tutte le cose che sono state dette, è stata anche l'importanza dello strumento della propaganda. Perché dalla prima guerra mondiale ci si rende conto che è fondamentale influenzare l'opinione pubblica attraverso tutti gli strumenti possibili, giornali, quelli che erano a disposizione del tempo, addirittura anche l'immagine fotografica. Per esempio la fotografia di Gabriele D'Annunzio ferito all'occhio, l'orbo veggente, o la fotografia un po' ridicola di Mussolini ferito nella parte B, in realtà era una stupidaggine, che vengono poi, diventano la rappresentazione della vittoria mutilata, o il fatto che per esempio nelle manifestazioni il fascismo utilizzava tutti come devo dire, i mutilati di guerra che aprivano i cortei. Ecco, vorrei che sottolineassi l'aspetto, come devo dire, della propaganda per l'affermazione di determinate cose e come le forze socialiste in qualche maniera hanno reagito o hanno avuto la consapevolezza dell'importanza di questa cosa. Basti ricordare che poi uno degli strumenti più fondamentali del fascismo è stato il cinema, no? La creazione dell'Istituto Luce, i cinegiornali, eccetera, che sostennero tutta la propaganda del fascismo. Ecco, volevo capire se il movimento socialista si era reso conto di questo aspetto. Grazie. E grazie. Sì, sì, anzi ti ringrazio, diciamo, perché hai sottolineato l'aspetto fondamentale, importante, diciamo, degli strumenti attraverso i quali poi il fascismo si servì. Però, vedi, a fianco alle cose che tu hai detto, quindi l'utilizzazione della radio, dei mezzi di comunicazione, cosa c'era, l'uso della violenza, cioè sono due questioni, due aspetti, diciamo, che non marciano parallelamente, ma di cui, diciamo, il Mussolini si serve per poter affermare il proprio ruolo carismatico, specialmente appunto quando diventa duce del fascismo. No? Però l'aspetto più, come dire, più organizzato e statalizzato avviene nella seconda metà degli anni 20, verso gli anni 30, quando appunto poi è il partito che organizza, o di Starace per esempio, no? Che organizza delle manifestazioni. Sono questioni fondamentali appunto per capire il fascismo. Io naturalmente ho voluto dare un taglio essenzialmente di carattere politico, però voi sapete meglio di me che ci sono delle biblioteche, non so, che ci parlano appunto del fenomeno dell'avvento del fascismo. Grazie per averlo. Un'altra cosa volevo sottolineare, a cui non ho accennato, cioè il fatto di aver riportato all'interno del movimento dei fasci tutto il movimento dei nazionalisti, no? E quindi la cultura nazionalista, perché quello servì a Mussolini appunto e avviene nel momento del passaggio dalla
dai fasci di combattimento al partito. Cioè Mussolini aveva bisogno di una ideologia sua che, come dire, acquisisce attraverso appunto l'ingresso dei nazionalisti all'interno del movimento fascista. Quindi anche questa è una... Comunque grazie. Allora, c'è stato un punto della relazione, io ringrazio il professore per la lezione che ci ha fatto, naturalmente perché è stata una lezione estremamente, non è retorica, estremamente illuminante per creare un contesto sul quale poi si inseriranno tutte, penso, le lezioni che stanno per venire, che seguiranno. Quindi ringrazio molto il professore. All'interno della sua lezione c'è stato un punto che a me ha colpito particolarmente, ovvero quando ha parlato di quel fenomeno legato, caratteristico anche della situazione pugliese, dell'immediato primo dopoguerra, della sì occupazione delle terre, ma allo stesso tempo della volontà del movimento operaio, del movimento contadino, di acquisire, di prendere le amministrazioni locali. E questo poi comportava, come ha sottolineato il professore, il fatto che nel momento in cui questi contadini, questi braccianti disoccupati si trovavano, diciamo, a fare determinati lavori che erano pagati dalle amministrazioni locali, questi contadini, questi braccianti disoccupati si presentavano senza bisogno di ingaggio, dopo aver svolto il lavoro si presentavano all'amministrazione locale e venivano pagati. Invece nel momento in cui facevano la stessa cosa con gli agrari, con i proprietari terrieri, si trovavano di fronte, pensiamo a Marzagaglia, pensiamo a Gioia del Colle, si trovavano di fronte ad una determinata reazione. Perché questo punto mi ha colpito molto? Allora, io in realtà più che di storia nel senso proprio mi interesso di storia della filosofia e ultimamente mi sono trovato a lavorare su Calogero, però non in realtà come filosofo, ma su Calogero come politico. D'accordo? E quindi tutto l'ambiente dell'azionismo, tutto l'ambiente della creazione del Partito d'Azione. E lavorando su quello, e lavorando sulla nascita del Partito d'Azione, insomma, in qualche maniera lì sono venute fuori le tre, diciamo, forze, le tre correnti iniziali che costituirono nel 42-43 il Partito d'Azione, no? I liberal-socialisti di Calogero, Capitini, sì, i democratici, diciamo così, repubblicani di La Malfa e così via, ma anche i socialisti di Giustizia e Libertà, d'accordo? Russo e tutti gli altri. Costoro rimproveravano e ritenevano che il Partito d'Azione doveva essere il partito che sostituiva i vecchi partiti operai della fase precedente al fascismo. E quando parlo di vecchi partiti operari, costoro parlavano di Partito Socialista, ma parlavano anche del Partito Comunista nato nel 21, d'accordo? E quindi sto parlando solo del gruppo di Giustizia e Libertà, di coloro i quali oltretutto vedevano nella rivoluzione russa un faro, dovevano sostituire anche questi, perché accusavano questi vecchi partiti, il Partito Socialista, ma anche il Partito Comunista, di aver portato il movimento operaio e contadino nel 2021 di fronte ad una sconfitta epocale, perché non avevano fatto le riforme, ma allo stesso tempo non avevano fatto la rivoluzione. E tutto questo aveva portato alla sconfitta e al creare il campo aperto in cui il fascismo si poteva inserire, d'accordo? Per poi portare avanti tutta questa cosa. Ora, questo aspetto di fallimento, se è giusta questa analisi che costoro facevano,
della sinistra, loro la chiamavano la sinistra tradizionale, i vecchi partiti della sinistra li chiamavano così. Tutto questo aspetto di fallimento in qualche maniera può essere collegato proprio a quel punto che lei indicava nella relazione, ammesso che ci sia stato questo aspetto di fallimento, chiaramente. Grazie, no, non mi fa una domanda a cui diciamo, potrei rispondere soltanto, non lo so, non credo. E invece, anche perché, vede, quelle amministrazioni locali gestite soprattutto dai socialisti nel primo dopoguerra durarono un brevissimo periodo, furono sciolte. Cioè, vuol dire che non primo. E poi, diciamo, non ebbero nemmeno la possibilità di mettere in atto un'amministrazione degradata, cioè, fu una. Però è significativo questo elemento. Io ho riportato dalla citazione di Allegato, ho recuperato questo Allegato, poi nel secondo dopoguerra diventa presidente della provincia e fa una serie di operazioni e di provvedimenti importanti sul piano economico, sociale della provincia. E quindi diciamo che si vede una capacità anche amministrativa di queste, ma in quella contingenza non è, cioè bisogna capire diciamo quei momenti in cui appunto furono, come dire, andarono incontro alle esigenze della disoccupazione del movimento. Io mi fermerei a questo. Diverso invece il discorso che lei ha fatto su Calogero, eccetera. Ecco, qui c'è una, non è soltanto diciamo, l'analisi del fascismo, non viene fatta soltanto da un gruppo intellettuale, ma da tutto l'antifascismo italiano. E il luogo, diciamo, di incubazione della riflessione sulla, diciamo, sulla crisi del paese e sull'avvento del fascismo, non a caso avviene nell'esilio. E lì c'è uno scontro molto forte, uno scontro di impostazione, di prospettive, di analisi. Insomma, sostanzialmente il problema era come è stato possibile dall'unità dell'arco appunto di 50 anni, il paese sia caduto nelle mani di regime autoritario. Cioè, questa è la domanda che si pongono. Ma la si pongono sulla base, diciamo, delle vicende personali che attraversano. Indubbiamente c'è un'analisi che attraversa tutto il periodo del fascismo. Se no pensiamo a Gobetti, Gramsci, sono i primi a rendersi conto, diciamo, della deriva del paese. E naturalmente propongono delle soluzioni, che poi naturalmente nel periodo soprattutto si trovano in esilio, cioè, viene ripresa. Il Gramsci, per esempio, sta organizzando a livello nazionale l'elezione sul fascismo di Togliatti, non lo so se iniziate oggi. Cioè una riflessione anche di carattere storiografica, diciamo, sull'analisi, diciamo, di questi scritti, di queste. Sono problemi, diciamo, che io ritengo, insomma, la contingenza attuale, nel momento in cui noi andiamo a lamentare la fine del sistema democratico, il populismo, il sovranismo, la fine dei partiti, siamo alla ricerca, come dire, di una prospettiva, ma soprattutto di capire che cosa sta avvenendo in questo paese. E la lettura di questi classici oggi è necessaria.
anche da trasmettere nelle scuole ai ragazzi. La vorrei fare io una domanda, se possibile. Sì, va. Io vorrei capire, cioè qualche anno fa Giuseppe Gramegna ha scritto un libro interessante, Braccianti e popolo in Puglia, in cui riprende un po' anche nel secondo dopoguerra quelle stesse lotte dei braccianti per il lavoro, l'occupazione delle terre incolte, le repressioni e così via, tanto che addirittura lui riporta che il prefetto di Bari arriva a sospendere le manifestazioni anche alla vigilia del primo anno per celebrare la Costituzione, insomma. Ora, in quel libro Gramegna sottolinea anche la necessità, lo suggerisce al suo partito, il Partito Comunista, l'attenzione per i reduci per evitare gli stessi errori fatti nel primo dopoguerra, quando le organizzazioni combattentistiche promuovono iniziative anche al di fuori dei partiti e delle leghe sindacali e così via. Quanto è vero questo fatto? Cioè, quanto è vero il fatto che poi da parte anche dei partiti, il Partito Socialista e così via, trascura un po' questo fenomeno? Lei l'ha detto bene, ha ricordato, ma diciamo come organizzazioni combattentistiche che vengono un po' lasciate quasi a se stesse, insomma. No? E poi un'altra cosa, se trova, lei ha fatto un riferimento, personalmente a me è piaciuto, il fatto che si sia passati, diciamo così, dal sistema proporzionale ai sistemi maggioritari, che naturalmente, come qualche scienziato della politica giustamente ricorda, che i sistemi proporzionali sono per la massima rappresentatività dei cittadini, quelli maggioritari per una maggiore governabilità, però diciamo così, a svantaggio della democrazia. Che analogie trova con l'attualità? Perché se non la riportiamo all'attualità e guardiamo soltanto con interesse, per carità, il fenomeno, lo studio del fascismo, però forse qualche aspetto riportato all'attualità sarebbe opportuno. Grazie per questa domanda. Intanto sulla prima questione, io sono sicuro, diciamo, che nella prossima lezione affronterete molto più dettagliatamente, diciamo, questi temi, questi argomenti. E comunque, diciamo, che una sottovalutazione del movimento combattentistico ci sia stata è vero. Io ho provato a impostare una relazione sull'attualità. E lei mi fa una domanda, diciamo, ma io sono un convinto proporzionalista. Che naturalmente, diciamo, anche discutendo, ragionando sul sistema elettorale, quello per me fu uno dei momenti più alti. Guarda, che fu per la prima volta che veniva nella storia d'Italia attuato, cioè praticato il sistema proporzionale. Ci fu niente, era un bel coraggio, non era una, ed era anche una richiesta poi del programma dei socialisti, aria, no? era, quindi sembra quasi, insomma, che niente fosse andato incontro alle forze socialiste proprio. E diede naturalmente quel risultato, cioè una maggioranza alle forze che fino a poco tempo prima venivano considerate antisistema. Anzi, c'è quello, l'ingresso attraverso
attraverso quel sistema di ingresso a pieno titolo, la legittimazione di due forze politiche che, come ho detto prima, erano state strane nel processo di risorgimento dell'Italia e che, secondo me, poi c'è ancora. Dimmi, Vito. No, l'aspetto di fondo che può servire anche ai colleghi e agli insegnanti, no? Per cercare anche di spiegare una materia così complicata anche agli alunni, è la democratizzazione, una relazione limpidissima, i processi di democratizzazione. Perché se non ci fosse stato il dibattito dalla Costituente, ad esempio sulla questione della terra, che era la questione fondamentale del Mezzogiorno, se non ci fosse stata l'unità sull'articolo 44 della Costituzione, cioè che quello che demolisce, quello che veniva considerato dalle classi dirigenti qualche cosa di, che veniva dall'alto, di intoccabile, eccetera, quello che poi verrà effettuato con la riforma agraria, è l'unità che si raggiunge sul testo della Costituzione, che apre le prospettive, perché non è che l'Italia, che ha avuto il secondo conflitto mondiale, eccetera, di nuovo i reduci, eccetera, non si presentano con forza le grandi questioni del primo dopoguerra. Nel Mezzogiorno c'è una reazione che è più o meno identica a quella del primo dopoguerra, e l'unità che si raggiunge con la Costituzione, che spinge in avanti tutto, e diciamo, per poter attuare l'articolo 44, cioè la riforma agraria, lo stesso De Gasperi avrà una difficoltà, ci vorranno i richiami degli Stati Uniti d'America, voglio dire, per poter realizzare tutto questo. E credo che sui processi di democratizzazione oggi noi ritroviamo le stesse identiche questioni, perché si dimenticano i risultati. E si dimentica una guerra, si dimentica che cosa ha prodotto il nazionalismo aggressivo, si dimenticano, diciamo, molte cose, quindi l'inizio della relazione e la chiarezza della relazione possono rappresentare un buon battistrada per la riflessione degli insegnanti. Per soltanto una piccola considerazione rispetto alle cose che diceva. Io vi pongo una questione. Riflettete su un altro anno che è importante, fondamentale, il 1947. Cioè, vedete, è un anno in cui, diciamo, cominciando da gennaio in poi, De Gasperi va in America, raggiunge l'accordo con gli americani per esautorare dal governo le forze socialiste e comuniste. E quindi immaginate la tensione sociale. E l'anno in cui ci sono le occupazioni delle terre, e se non sbaglio anche l'ISS è in corso. E l'anno in cui l'Italia sottoscrive il trattato di pace. Cioè, vuol dire, un anno in cui le tensioni all'interno delle forze politiche sono talmente forti che nessuno avrebbe scommesso una lira sull'esito sul processo costituente. È l'anno in cui, diciamo, i costituenti lavorano intensamente e che mettono da parte nel momento in cui si trovano a discutere il testo della Costituzione, mettono da parte gli interessi di partito e gli interessi personali e sono in grado di darci il testo della Costituzione del 48, del 1 gennaio del 48. Cioè, in una temperie forte di tensione a livello di rapporti internazionali e a livello appunto di rapporti estremamente difficili all'interno, cioè noi abbiamo avuto il testo della Costituzione, come se ci fosse stato uno spirito costituente che avesse attraversato tutti quei parlamentari che lavorarono attorno alla Costituzione. Cioè noi, ecco, questa è la grandezza di questo paese, se volete. Che in momenti difficili come
sono stati in grado di darci un testo costituzionale, diciamo, che è ancora valido in tutte le sue forme. No, se non ci sono altre domande o altri interventi, io chiuderei qui questa seduta inaugurale del corso di formazione su Giuseppe Di Vagno e la Puglia nel contesto del primo fascismo, e do appuntamento a tutti mercoledì 18 dicembre presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università del Sud di Bari alle ore 15:30.